il ruolo che sto ricoprendo è un ruolo veramente complicato. L'eredità è pesantissima. Bravo! Comunque vorrei fare un semplice ringraziamento, anche se un piccolo e semplice ringraziamento non basta, perché sono tante le persone a cui devo molto, in primis questi ragazzi che mi hanno seguito con tenacia e con tanto impegno, e credetemi, mi hanno sopportato, non poco, perché in alcune fasi sono stato anche molto duro, però i risultati li abbiamo visti. Oltre ad avermi anche supportato, grazie. Ringrazio Maria Laura, che è sempre stata dolcissima e vicina alla compagnia. Lei, oltre ad essere la nostra presentatrice, a parte pure una grandissima attrice, comunque si occupa di tutta la parte social, ed è un lavoro davvero difficile, non è semplice, ci vuole molta pazienza. E Maria Gerarda, che vorrei che venisse qui. Che mi ha seguito durante questo percorso, mi ha affiancato, è stata un'importante consigliera, un occhio critico, un occhio scrupoloso, e soprattutto attento, quindi devo molto anche a lei e vorrei che facessimo un grande applauso. Poi un ringraziamento speciale agli scenografi, Gerardo Frino e Miriam Tarullo. Venite, dove siete? Gerardo, come sempre, ci ha sostenuto e ci ha accompagnato, l'ha fatto in passato e lo sta facendo ancora oggi. Grazie. Grazie a Miriam. E poi devo ringraziare la Prologo, perché se oggi siamo qui, il merito è della Prologo, nella persona di Pietro Vigorito. Dov'è Pietro Vigorito? Dov'è il presidente? Non lo vedo. Ti aspettiamo qui, Pietro. Mi ha affidato questo progetto, grazie anche ai fondi del progetto Fondazione per il Sud, e qui grazie. Pietro, Andrés, Luigi, Vincenza, tutti i membri del consiglio direttivo, di non dimenticare nessuno, che sono veramente tanti. E poi il nostro grande artista Fabrizio Mandara. Come vi dicevo prima, è originario di Sant'Andrea, sua madre è di Sant'Andrea, lui vive a Napoli ed è un grandissimo professionista, l'avete visto tutti. E poi è doveroso ringraziare la famiglia del prof. Grazie sempre per la vicinanza e l'affetto che ci dimostrate. Grazie.